Venezia, la casa di Goldoni, oggi museo. Goldoni 1707-1793. Goldoni e le sue commedie, i Rusteghi, le Baruffe Chiozzotte, la Locandiera, tutte commedie che prendevano ispirazione dalla vita sociale, dagli intrecci dei caratteri umani dei personaggi della borghesia veneziana, commedie più sociali che letterarie. Lui, borghese, diceva no all'esclusivo interesse economico che mostrava certa borghesia, no all'ostentazione del titolo nobiliare di nobili decaduti e oziosi. Diceva sì all'impegno degli artigiani, dei commercianti, della piccola borghesia che lavorava seriamente e con onestà. Guardava con simpatia la gente di buon senso. Nella Serenissima del Settecento, illuminata dalla vitalità dei commerci, Goldoni con le sue commedie bypassò la commedia dell'arte in auge dal Seicento, spingendosi verso la commedia moderna. Nel teatro Goldoni portava la società del suo tempo traducendo nelle parole e nei comportamenti dei personaggi il suo pensiero educativo che aleggiava nelle trame. Trame in cui i personaggi si muovevano su battute scritte in dialetto veneziano soprattutto, ma anche in italiano e francese. C'era Mirandolina con l'arte della seduzione o Truffaldino, servitore di due padroni. Figure dai caratteri psicologicamente complessi, quelle che Goldoni portava in scena per esaltare virtù morali e civili, che non appartengono ai bugiardi, agli avari. Nei teatri dell'Europa del Settecento, quello del veneziano Goldoni era un cammino sul senso civico e morale che, però, restava fortemente ancorato alla terra, perché Goldoni non alzava mai lo sguardo al cielo come faceva invece in Francia il suo contemporaneo Voltaire.